Fai il conto alla rovescia.
Tribiletti, comandante Tribiletti, Trifiletti, Tribiletti. Thank you.
cambiare stanza. Ma non vanno per là, non la cambiare in Vogliamo accendere il sonar? Sì. Ora mi fai un ormeggio all'inglese. Qui sono tutti... Ho uscito. Corpi morti... Andando verso quei corpi morti là. Esatto, si vedono, si va a catenare. Questo scusa il fumo. Quindi questo qua è il corpo morto, questo è a catenare. Lo sviluppo delle tecnologie del mare sta compiendo passi da gigante in questi ultimi anni. Quelli che vedete intorno a me sono dei veicoli autonomi sottomarini, i cosiddetti AUV, è un acronimo inglese che sta per Autonomous Underwater Vehicles. Un AUV è un veicolo in grado di navigare autonomamente sui fondali marini senza la supervisione di un operatore, come farebbe un drone. A bordo ha diversi tipi di sensori, ad esempio un sonar come quello che vedete qui, delle telecamere, fotocamere ad alta risoluzione, sensori chimici, biologici, fisici, in grado di acquisire immagini, dati che poi vengono registrati a bordo, scaricati e messi a disposizione della comunità scientifica, degli operatori, degli utilizzatori, di chi ha bisogno di questo tipo di informazioni, che sono rilevanti per tutta una serie di campi dell'industria, della scienza e della tecnologia. Lo sviluppo di queste tecnologie per la prima volta ci sta permettendo di conoscere i fondali marini in maniera facile, abbordabile anche dal punto di vista dei costi e della logistica. Prima era semplicemente troppo difficile esplorare il mare. Basti pensare che il 100% della superficie della Luna è stato fotografato ad alta risoluzione, visto da occhio umano ad alta risoluzione, mentre il 5% dei fondali marini è mai stato visto direttamente dall'occhio umano. Circa 90 specie maggiori, nuove, vengono scoperte ogni anno. Conosciamo veramente poco dei nostri mari. Lo sviluppo di queste tecnologie, di tecnologie come queste, ci permette davvero di avere a disposizione degli strumenti in grado di migliorare la nostra conoscenza degli oceani. Conoscere gli oceani significa poterli sfruttare meglio dal punto di vista della produzione, della blue economy, ma anche poterli proteggere meglio. È necessario un compromesso fra protezione e sfruttamento per una parte vitale, importante del nostro pianeta. Il 70% della superficie della Terra è ricoperto dalle acque. Parafrasando un famoso scrittore di fantascienza, Arthur Clarke, noi ci ostiniamo a chiamare il nostro pianeta Terra, al contrario dovremmo chiamarlo oceano.